Buonasera, buonasera a tutti. Oggi vi parlo di questo libro che ho da poco finito, di Michel Houellebecq, Serotonina. Eccolo qua, è uscito nel 2019, è abbastanza recente, è uscito esattamente credo qualche mese fa. E La nave di Teseo è l'editore, 2019, prima di gennaio 2019. Houellebecq è famoso, conosciuto per essere un autore francese, lo sappiamo tutti, è anticonformista, ma anticonformista significa politicamente scorretto, volutamente scorretto, è un autore che spesso è volgare, è ancora una volta volutamente volgare, è un autore nichilista, un autore che mette sul libro, racconta e mette in luce spesso dei pensieri che magari noi abbiamo, ma il nostro superio ci impedisce quasi di averli, no? E in fin dei conti a volte ci vergogniamo di questi pensieri. E lui si è ricavato questa nicchia nella letteratura contemporanea, appunto, di questo autore che spara le cose, che quasi, no, mi verrebbe a dire che non si vergogna di comprare un libro e per non essere tacciato di tutto quel che è di male un ben pensante potrebbe dire di Houellebecq. Ma questo libro, quest'ultimo libro, Serotonina, a mio parere è un libro che non ha più la forza di altri libri. L'ultimo libro che lui ha scritto, che ha scritto nel 2015, che è Sottomissione, che non vi racconto, però era un libro che in qualche modo si faceva emergere qualche pensiero scorretto e aveva questa forza di ribellarsi a un qualche cosa che naturalmente lui trattava in un modo inaccettabile, no? E aveva questa potenza, era un libro che veramente lasciava il segno. Questo lascia molto meno il segno, è come tutti gli altri libri, è scorretto, come tutti gli altri libri è nichilista, la volgarità quando parla di aspetti legati al sesso è estrema, è proprio volutamente così, insomma non si può trattare in questo modo un argomento, non è un libro che riguarda più di tanto gli aspetti sessuali, ma quando sono presenti sono proprio così volgari, ma non riesce a mordere. È una storia privata, a differenza di quell'altro che parlava di molto di più dell'aspetto della società francese, il rapporto con il protagonista. Qui il protagonista in qualche modo racconta una storia sua, anche se si intreccia con quello che avviene in Francia in un periodo storico vicino a noi, insomma, non lontano da qua. Quindi questo ci lascia. Ma io mi chiedo perché, ho letto alcuni libri di Houellebecq, 4-5 libri, e tutti gli altri invece avevano qualcosina. Secondo me, una mia interpretazione, purtroppo è stato superato dalla realtà. È stata la volgarità che lui racconta nei libri, è ormai la cifra quotidiana di quello che leggiamo in internet. Sto parlando di una volgarità di tipo intellettuale, non una volgarità la parolaccia, stiamo parlando proprio di una volgarità nel pensiero. E purtroppo credo sia stato superato da tutti gli aspetti negativi, tutti i discorsi, tutte le idee che prima qualche volta si affacciavano alla nostra mente ma poi venivano cancellate, adesso sono come si suol dire, sono state sdoganate, questo è un termine che non mi piace ma insomma è abbastanza chiaro, quindi possiamo dire, almeno a mio parere, che è diventato vecchio, è stato superato dalla società e questo non è una bella. Buona lettura se volete e arrivederci. Ripeto, questo è il libro Serotonina, Michel Houellebecq, 2019. Salve.